Ciao a tutti ragazzi, anche questa volta Umba ci ha abbandonato all'Oca, quindi sono andato da solo. Questa volta ho portato Crusadia. Questa sera eravamo 22 giocatori. I mazzi che mi ricordo adesso sono Virtual World, un Prankitz, un Invoked Dogmatica Shaddle, un mazzo fotonico, due Salamagna, Mina, cinesi. Tree Brigade, Zombie Eldritch, Eldritch, Sky Striker Numeron, Mina, Tree Brigade, Orcust, Grammaju, Drytron, Treni, Bestia Fantasma Meccanica, Ma Dolce e poi altri mazzi che non mi ricordo. E Silvano, quindi. Allora. Li ho scritti, quindi. Allora, per quanto riguarda il primo turno, ho beccato Fotonico, vabbè, lui Boretto non sapeva neanche giocare, aveva anche un braccio rotto e quindi gli ho dovuto mischiare io il mazzo, quindi ho vinto 2-0, 2-0 proprio easy, primo turno mi fa partire lui perché vince il dado, praticamente non faccio niente, tanto con Crusadia cosa vuoi fare, però avevo un Ash in mano, è bastata per fermargli il suo turno e il turno dopo ho tcappato. Secondo turno mi fa ripartire lui perché ha capito che io gioco un going second, praticamente io faccio mascherina con un altro link 2, gli calo Avermax e mi fa: ah, ma io per questo non ho auto, concedo, a posto, quindi vado solo 1-0. Secondo turno becco Ma Dolce e la prima la vinco io, la seconda la vince lui e la terza la rivinco io di OTK, più che altro perché nella seconda ho visto tre Ash di prima mano, quindi sono bastate per bene o male andarlo a fermare. Poi Kaiju e Combo Crusadia. A game 2 ha vinto lui perché mi ha esploso praticamente. E game 1, vabbè, l'ho vinta facile. Terzo turno Eldritch Zombie, semplicemente primo turno è stato Zombie World Riverly, quindi ho pianto in cinese. E vorrei dire che il game 2 è andato meglio, ho siddato 9 carte per spaccare Becro, non ne ho vista neanche una e quindi è andato esattamente come il primo turno. Terzo turno becco Salamagna, perdo il dado, che strano, li ho persi tutti e quattro. Prima partita parte lui, fa la sua combo, però gli blocco con Ash la cercata di Balelinks, quindi si ferma un pochettino. Kaiju sul link sala, quindi non può attivare niente, spolverino e OTK. Secondo turno invece mi OTK lui di Acescode e terzo turno praticamente io gli dico: vai prima te. Lui mi fa: ok, passo. Io avevo 4 Kaiju in mano e 2 Crusadia. Majus si prende un bellissimo Veiler nel muso, io passo e mi OTK di Acescode, quindi chiudo 2-2. Questa è la fine del mio report e mi sono classificato come decimo. Passo la parola a un altro player. Allora, io ho portato Ma Dolce perché sono forte e proprio perché sono forte al primo turno ho beccato Sylvan, però non un Sylvan serio, quello del 2014, e infatti il mio avversario si presenta con una temibilissima e inautabile spada rivelatrici. A magic card. Swords of revealing light. It stops all monsters on the field for 3 turns. Alla quale io mi arrabbio e lo TK. Successivamente stessa storia, solo che mi fa partire primo per qualche motivo sconosciuto e gli chiudo 4 negate tipo. Poi lo TK. Al secondo turno sono andato contro il famoso Crusadia, dove è stata un po' una questione di è stata una bella partita in realtà. Prima vince lui, a seconda gli giro una trappola e lui passa, perché sì. Terza partita onesta, poteva andare meglio a me, poteva andare peggio a lui, però c'è comunque un mazzo con dignità, no? Non è alter, questo è un mazzo serio. Poi il terzo turno ho beccato il mazzo più inutile di sempre, ovvero Salamagna, perché se giochi Salamagna non sei una persona seria. Cioè, non sei nessuno. Secondo voi chi gioca Salad è una persona seria? Assolutamente no. Visto, abbiamo appurato che non è una persona seria. Però c'è gente che gioca Altergeist forse. Sì, è vero, poteva andare meglio. È il mazzo più monotono. Cosa? Prendo prima partita, perdo. Una partita vinco. Terza partita, l'altro avevi visto 4 entrap, tipo, e io ho cominciato ad insultare le divinità. Sì. No, insultare le divinità lo puoi dire. Questo è il linguaggio degli dei, questo. All'ultimo turno ho beccato Numeron Sky Striker,
con il tipo che continuava a farmi complimenti perché diceva che mazzo incredibile, ma dolce, ma come non è once for turn, nega, incredibile. E io mi stavo gasando, che continuava a farmi complimenti, diceva, poi diceva, ogni volta chiudeva con questa pollusa da 4, dicendomi, no, prova a passarci sopra, no? Per poi dirmi, no, adesso mi becco Araldo, ed effettivamente beccarsi Araldo. E poi perdere perché l'ho ticcappato. Quindi il report di oggi è stato: ho ticcappato a metà e nell'altra briccato barra perso. Però poteva, ho avuto dei buoni risultati, cioè riscontri dal deck, e con un po' di lavoro ci si può tirare a fare qualcosa di carino. Ok, passiamo la parola a Gene. Forse me Orcust. Ma va? Porto Orcus da un mese e mezzo. Vabbè, devi essere preciso, professionale. Porto Orcus per la terza volta. Becco Virtual World. Primo game vinco facendo Boros World ed Injirsu. E le altre due mi ha stupito malissimo e perdo. E faccio 1-2. Poi becco Kai Strike Numeron. Combo Numeron e fa palusa. Cerco di non calare le divinità e perdo. Terzo turno becco Fotonico. Dopo faccio Fotonico io a lui che vinco. Poi all'ultimo becco Edlitz che lo metto a 90. A presentare nella pecora e vinco io. Benissimo, quindi hai chiuso? 2-2. Benissimo. E quindicesimo, è quarta divinità. Perfetto. Siamo a un giocatore che invece si è piazzato un po' meglio tra di noi. Grazie. Questa sera. Non me l'aspettavo neanche a dirla tutta, perché con il mazzo che ho portato, ovvero Ancient Warrior 3 Brigade, conosciuti anche come cinesi e bestie mistiche, voglio dire, non è che mi aspettavo un granché. Però a quanto pare il 3-1 è arrivato. Primo turno, perdo da Salaman. Inizio, mi fa prima Droll e poi Ash, dico bravo, complimenti, che te devo dire. Lì poi mio TK perché mi fa tutta la roba di Axis, roba da Salaman. Seconda partita lo mando primo perché evidentemente sono stupido. Mi setta 3, non ho capito cosa fosse la terza, ma a quanto pare 2 sono bastate per outarmi. Quindi non lo sapremo quindi mai. Quindi non lo sapremo mai. Lasciamola la storia. Secondo round, Eldritch, che prima partita mi fa Gamesiel il beatdown perché gli metto Gamesiel su Eldritch. Mi gira Imperial Order, io pesco 6 magie per 6 turni, io non so cosa fare. Seconda partita vinco io, terza partita gli faccio spolverino di top deck e lui piange e lo ti cappo, ok. Terzo round vado contro 3 Brigade puro, vinco il dado, per fortuna, vado io, prova con tutto a fermarmi il Simorg per buttare la barriera, mi fa 3 entrap su Simorg. Io gli giro la magia rapida dei 3 Brigade, lo cago dal deck e lui concede, la barriera intendo. Seconda partita, va lui, mi fa tutte le sue cose da 3 Brigade puro, finisce con una Pulus da 4, che si prende Gamesiel. Poi mi fa, pensando di fare qualcosa di effettivamente utile, mi fa Shuraig con Revolt a campo vuoto. Io non ho capito, voleva bannare il Gamesiel per non farlo rimbalzare. Avrei dovuto farlo perché effettivamente il turno dopo gli ho fatto 3 Gamesiel, però lui lì fa, ah ok, gli faccio Gamesiel su Shuraig, faccio Monster Reborn su Shuraig per bandirgli l'ultimo mostro, mi fa, ah ok, concedo. Ultimo round ero contro, oddio, Grelmaju. Ecco, okay. Che viene distrutto perché letteralmente Grandmaster si basa sul difendersi con Stromberg e gliel'ho rimbalzata entrambe le partite e lui si è messo a piangere. Poi a un certo punto ha iniziato a fare, ma perché hai sedato Gamesiel? Forse perché Grandmaster diventa un 16k, però va bene. E quindi se l'hai preso Gamesiel, Grandmaster? Sì, assolutamente sì. Gamesiel mi ha vinto il torneo perché voglio dire... Un mazzo come Ancient Warrior che ha 2 rimbalzini, me lo rimbalzo 2 volte a turno, ne faccio 3 in un turno, perché non dovrei giocarlo. E quindi niente, 3-1, ho fatto comunque settimo, non capisco come va bene. Ovviamente i premi erano fino al sesto e io mi taglio... Non posso dirlo, arrivederci. Passiamo... Generale, vuoi fare una domanda? In generale sei soddisfatto di come è andato oggi? Ancient Warrior 3 Brigade? Sì. Assolutamente sì, non me l'aspettavo, non lo riporterò mai più. Perché secondo te... Secondo te... È più forte di Usage Numeron? Assolutamente no. Ottima risposta. Passiamo invece al mazzo più triste del gruppo, chiaramente lo abbiamo lasciato per ultimo, esatto.
prego. Mazzo più triste che però non è un Salaman comunque, quindi meglio di niente. Ho portato Eldritch Zombie World Control. Prima partita Tree Brigade. Primo game perso per un brick inverosimile. Secondo game vinto semplicemente reborrandogli un mostro con la sacca e ritirandogli rivalry, perché il mostro è stato zombie, quindi loccato. E ha concesso lì. Non è solo l'unica che hai vinto così. No, infatti ci sarà un lungo elenco. Terzo game gli ho tirato un bellissimo Gamessiel e poi ho fatto di nuovo Zombie World Rivalry e ho vinto. Secondo game Salaman, prima vinta con semplicemente con Zombie World, perché non poteva tirare il Bailings e non ha pescato out, ha pescato alcune cose ma le ho tirato a Entrap, quindi è finita lì. Secondo game è andato un po' più avanti, però a un certo punto ho iniziato a mettere giù Baldro, cioè, e altre negate, altre control, e quindi si è chiusa anche quella nel giro di un paio di turni. Terzo game con Crusadia, ma è già stato descritto prima come è andato. Quarto game contro Mina Burn, vinte entrambe perché ho le out di main e con i side sono andato a mettere twin e quindi è bastato quello. Comunque mamma Konami, richiedo colle da tre per cortesia, perché no, basta, no, ascolta, giocare con colle da non tre non ci si può beccare in volta 15 entrap a deck, dai, scusate. Sì, ma io no, me le becco no, sui mostri, cioè ho quattro mostri. No, quattro non mostri, fate uscire quattro. Designator, per favore, ma mettete tre colled. No, io ho quattro mostri di main. Colui che chiede colled nelle partite contro di me lo ha visto di prima mano tre volte su tre, ragazzi. Quindi si lamenta di volere colled, ma comunque ha avuto il modo di averlo incollato alla vorrei mano sempre. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Ci vediamo al prossimo Local Report. Non sarà settimana prossima perché non ci sarò io al Local, quindi... Sì. Arrivederci.